appassionati di sport siciliano, ben ritrovati nella casa dello sport siciliano, ben trovati nuovamente per una nuova stagione su Sportisili TV. L'antipasto è di quelli ricchi, di quelli ghiotti e di quelli da gustare. È Athletic Club Palermo, Atletico Monreale. E infine, appunto, Nilmar, che qui non riesce a ricevere. Allora, subito! L'imbucata per l'1-0 dell'Atletico Monreale, che con Catanzaro va a beffare d'Alba. Inizia in salita la partita per l'Athletic Club Palermo. La maglia numero 8 bloccato, ma subito poi ha recuperato Restivo! È stato anticipato da Nilmar, che subito la firma, subito la mette. Pareggio Athletic Club Palermo. Può ripartire l'Athletic in velocità con Delisi. Tocca a Nilmar. Vediamo cosa inventa. Cerca il secondo palo, non lo trova. E attenzione, perché riparte dall'altra parte l'Atletico. Catanzaro. Catanzaro! Questa volta la sparacchia alta. Tanta fiducia riposto in lui la società del presidente Conte, che qui corre Stevo! Dopo una splendida giocata con Barcellona, confeziona il gol del 2-1 ed è sorpasso. Athletic Club Palermo, 2-1 il punteggio. Qui intanto Di Cara, subito importante il suo ingresso in partita. Nilmar! Nilmar! Doppietta subito! E che impatto sulla Serie C1 italiana, e che impatto anche di Di Cara sulla partita, con lo scippo, con l'assist. E il 3-1. Calma da Di Cara, finta il consegnato a Tuve, tocca a Giuliano. Prova a partire Giuliano, si è aperto lo spazio. Di Cara, Di Cara, l'uscita di Nicolosi, poi prova a recuperare, non ci riesce l'Athletic. Allora spinge l'Atletico, ma Caluso dall'altra parte, Giuliano in difesa anche. Pallecchia, uno contro uno, è un mismatch favorevole in velocità, infatti va! Infatti va Pallecchia e cala il poker l'Athletic. Gran giocata, ha sfruttato l'uno contro uno favorevole e l'ha messa all'angolino, togliendo la ragnatela alla destra di Nicolosi. E 4-1 Athletic, che adesso gioca in scioltezza. Bravo D'Alba, poi Di Cara, va in uno contro uno, arriva Pallecchia al suo fianco, Di Cara va da solo, Nicolosi. Nicolosi opta per la palla lunga, intercetta in travaglia, che prova a spingere, va in travaglia, calcio in travaglia, palla rete! Totò in travaglia, ha fatto tutto da solo, tanta libertà, forse troppo per uno come lui, ma alla fine il risultato è quello che è. Il risultato è 5-1 per l'Atletico di coach Miosi, mentre intanto riparte Pallecchia, e 2 contro 1 con la piana. La piana, rimpallato, ribattuto molto bene da Nicolosi. Intanto la piana prova a passare, viene fermato, allora spinge Lupo, si muove davanti a lui Gentile. Gentile si invola, guarda negli occhi D'Alba, che lo respinge in grande intervento in uscita, e poi sarà rinviato al fondo. Subito affronta Catanzaro, prova a passare, lo ferma la piana senza fallo, Barcellona, serie di finte, sinistro! E arriva anche per Barcellona il ritorno a casa, il ritorno al gol, e 6-1 per l'Athletic. E allora Catanzaro per Lupo, si sgancia Gentile, Lupo va da solo, poi serve Catanzaro, gran palla Catanzaro davanti a D'Alba, che gliela schiaffeggia, ma la schiaffeggia fuori dall'area di rigore. È rosso per D'Alba. L'obiettivo naturalmente è quello di dimostrarvi un servizio sempre migliore. Giuliano intanto passa. Giuliano! 7-1! Arriva il gol anche per Giuliano, che con la fascia di capitano cala il 7 bello Athletic. Tanti grandi nomi ingaggiati. Intanto la piana. La piana respinge Nicolosi, che era all'isola lo scorso anno, tesserato CUS, ma attenzione alla piana che sfonda la porta, firma il gol numero 8, il primo per lui con la maglia dell'Athletic Club Palermo. Athletic Club Palermo che adesso dilaga. C'è la punizione, Delisi se ne va, arriva Restivo, è uno schema Barcellona, Delisi, tiro sporco, palla fuori, dovrebbe essere angolo. Lo giudice prova a girarla ma la perde. Restivo fronteggia, guarda la porta, spara! E ancora in gol! E ancora Vincenzo Restivo! E la nona firma dell'Athletic Club Palermo, che allunga ancora di più sul 9-1. Giuliano, Nilmar fronteggia, poi palla per Delisi.
Mister Zatelisi! E qui bravissimo Nicolosi, calcio d'angolo. Mar, resista ad una carica, ancora Nilmar. Prova ad accendersi nuovamente. Giuliano, palla di ritorno! E sono 10 per l'Atletic, sono 3 per Nilmar. E come biglietto da visita direi niente male. La Piana riesce ad evitare l'arrivo di Rogiudice. Tuve, Tuve! Sopra la traversa il tentativo di Ciccio Tuve. Qui la personalità di Cristian La Piana nel chiamare lo schema in faccia a Tuve! Che poi, nonostante non fosse lo schema da lui richiesto, lui per tutta risposta la mette sul palo interno. 11 a 1 per uno straripante Atletic Club Palermo. Nilmar appoggia a Delisi, tanta qualità, tanta tecnica tra i due. Nilmar fronteggia Delisi, ancora Nilmar, ancora Delisi, Delisi, Delisi! E c'è gloria anche per lui ed è il 12° gol dell'Atletic Club Palermo che quando può affonda e affonda bene, questa volta con Alberto Delisi. La tiene Tuve e la tiene fino al fischio finale. Ha vinto, ha stravinto l'Atletic Club Palermo 12 a 1 contro l'Atletico Monreale. Passaggio del turno che sembra in ghiaccio.